C'è una pianta che sul nostro territorio è comunemente chiamata erba porrina. Con il termine porrina si intende la sua azione lenitiva, risolvente e guaritiva dei porri. E i porri sono quelle escrescenze sulla pelle che in italiano sarebbe più corretto chiamare verruche. Ora, esistono davvero molte piante che hanno queste proprietà, proprietà che appunto già la tradizione lontana nel tempo aveva indicato come ottime per eliminare quel fastidioso problema, che non è soltanto estetico in effetti. A volte si infettano, possono screpolarsi e addirittura diventare dolorose. E allora, se la tradizione ha indicato alcune piante dando loro persino il nome, come in questo caso, di erba porrina, significa che probabilmente tra le tante è la più efficace. E è così. Sto parlando della Chelidonium maius, una pianta che appartiene alla famiglia delle papaveracee, una pianta ricca persino di simbologia e di mitologia, perché una radicata leggenda racconta come le rondini, quando depongono le uova e poi nascono i rondinini, questi nascono praticamente ciechi, o meglio, nascono con le palpebre del tutto incollate da una secrezione grassa, ma i genitori vanno a prendere con il becco un rametto di questa erba porrina, in quanto la linfa è particolarmente solvente, si apre l'occhio del rondinino una volta intinta appunto questa sostanza nella zona giusta. L'apertura dell'occhio ha perciò favorito molte mitologie, molte leggende, e in effetti quella pianta, oltre che essere segnalata nella tradizione per essere perfetta contro le verruche, ecco che diventa una pianta della vista, ma non del vedere dell'occhio comune, della veggenza, una capacità di guardare al di là del mondo fisico. E siccome la pianta si chiamò Chelidonium maius, ovvero in italiano Celidonia, ecco che, dono del cielo, un po' come quando le rondini arrivano in primavera, anche loro si chiamano Chelidonium, cioè dono del cielo. Una pianta è un animale che, nella simbiosi comportamentale, ci insegna come le vecchie tradizioni, le vecchie nostre popolazioni, abbiano indicato nella natura così tanti spunti di riflessione. Allora, a questo punto vi accompagnerei a vedere la pianta. Eccola qua. La vedete? Non confondetela con sedano prezzemolo gigante. È una pianta tintoria, perché la linfa di cui stavo parlando tinge i supporti come carta o pelle o addirittura il legno di un particolare pigmento giallo o arancione. E già nel Medioevo se ne è fatto un uso importante, soprattutto nei monasteri, per vergare antiche pergamene con un pigmento di fatto indelebile che ancora oggi può dare bella mostra di sé in quei capolettera fantastici che sono tipici di quella cultura. Un vegetale tintorio contro le verruche. Si adopera praticamente semplicemente intingendo la linfa che tinge molto la verruca, e questa poi col tempo, 2, 3, 4 giorni, si sgretola e cade. Di fatto erba porrina, Chelidonium maius delle papaveracee, ma anche una pianta legata ai miti di veggenza, di vedere e di saper raccontare storie che legano le rondini alle erbe, le stagioni alle necessità dell'uomo per risolvere patologie, ma anche per sognare tempi diversi e, perché no, immagini a venire.